Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi voglio filmare questo What's in my bag. È pesantissima, c'è un sacco di roba. What's in my bag e What's in my iPhone combinati assieme. Era da tantissimo che non filmavo questa tipologia di video e onestamente, mi manca filmarla perché mi diverto tantissimo sia a filmare questi video che a guardarli su YouTube per vedere che cosa hanno gli altri nelle loro borsette. Tra l'altro, mi ricordo nel 2009 quando avevo fatto il mio primo What's in my bag e in Italia non l'aveva fatto nessuno, era una tipologia di video che avevo visto dagli americani e adesso la fanno praticamente tutti. Quando io all'epoca mi ero beccata degli insulti per aver fatto questo video, comunque vabbè, piccola parentesi, adesso ci saranno tutti che mi diranno: no, Nicole, non è vero, andate a vedere le date. Andate a vedere le date e poi mi dite se non è vero. Comunque, oggi, ragazzi, se vedete che sono gonfia in questa parte del viso, perché è vero, sono gonfia in questa parte del viso perché ieri ho fatto il cool sculpting, come ben sapete se avete visto il video di ieri, e sono ancora un pochino, appunto, questa zona è un pochino gonfia e c'è anche un pochino di ematoma, ma non penso si veda in videocamera, l'ho coperto. Comunque, iniziamo il nostro What's in my bag, ragazzi. Questa è la mia Chanel Jumbo in pelle caviar rosa fucsia con hardware dorato chiaro. La adoro, l'ho presa a Roma un paio d'anni fa ed è una delle mie Chanel preferite, naturalmente perché è rosa, ovviamente non avevamo dubbi, quindi vediamo che cosa c'è all'interno. Ta-da! Sneak peek, strapiena di roba e c'è un casino. Notare che non ho neanche controllato che cosa c'è all'interno, quindi vediamo allora. La prima cosa che mi capita è questa crema per le mani di Sevens Skincare Milano. Questa crema è fantastica perché non solo idrata le mani, ma contiene anche un antibatterico, quindi è ottima in questo periodo ed è l'unica crema che mi porta sempre in giro. Scusatevi se la luce cambierà tantissimo in questo video, ma sono davanti alla finestra e un pochino il sole esce, un pochino si nasconde dietro le nuvole, quindi sì, questa crema la adoro, è un profumo buonissimo che non guasta mai. Poi, allora, un sacco di prodotti make up, io vi do consigli utilissimi, vi dico sempre: tenete sempre una pochettina per i trucchi nelle vostre borse, specialmente se sono borse a cui tenete tantissimo, magari costose, eccetera, perché se i trucchi sono sparsi all'interno della borsa possono aprirsi e sporcare tutto quanto, è sempre meglio tenerli in una pochettina apposita. Cosa faccio io? Li lancio all'interno della borsa senza nessuna pochettina. Tipico di Nicole, io veramente sono come Alice nel Paese delle Meraviglie, io so dare consigli ottimi ma non so seguirli, quindi altro prodotto beauty che abbiamo è questo lip balm, questo è di Hello Body. Questi lip balm sono fantastici, sono super super nutrienti. Questo è quello arancione, si chiama Love and Passion, anche questo è un profumo buonissimo, un gusto buonissimo e ne basta veramente poco, quindi mi dura secoli. Altra cosa che trovo all'interno naturalmente è la mia mascherina, che qui, come sapete, utilizzo solo nei luoghi chiusi, all'aperto non la indossiamo, quindi non la uso tantissimissimo, però ovviamente ne ho sempre due dietro, l'altra l'ho buttata, quella che avevo l'altro giorno, quindi adesso ho questa. E rigorosamente anche questa rosa. Sono impazzita quando mi sono resa conto che le FFP2 erano disponibili anche in altre colorazioni. Ho preso una scatola di mascherine completamente rosa come questa. Tiring! Adoro! E poi ne ho preso un'altra con mascherine tutte multicolor, che ancora dovete vedere. Poi, altra cosina che c'è all'interno della borsa, sì, però mi rendo conto in questo momento di aver messo il fondotinta in borsa. Questo è di Dior ed è sempre lui, il Forever Perfect Cushion colore 00N Neutral, è la mia colorazione perfetta, però mi sono resa conto adesso di aver messo il fondotinta per i ritocchini all'interno della borsa senza la spugnetta, perché l'avevo lavata con voi tra l'altro in un video e devo rilavarla 100 volte perché non è andato via assolutamente il fondotinta. Comunque sì, questo è il fondotinta, uno dei fondotinta insomma che sto testando e utilizzando in questo periodo. Come sapete mi piace molto, ma è un pochino troppo leggero
per i miei gusti come coprenza preferisco, questo ha una coprenza veramente leggera, io preferisco sempre una coprenza media. Poi arriviamo al mio portafogli, questo è anche questo è di Chanel ed è un portafogli classico, ne avevo un altro prima, quello con quello boy, che era però un pochino più lungo, l'ho venduto ed ho comprato questo perché era veramente troppo ingombrante, non mi faceva più impazzire la forma, con questo mi trovo molto molto meglio, più piccolino e secondo me anche più elegante come forma, ricorda un po' proprio la forma delle borsette classiche, quindi mi piace un sacco. E all'interno ci sono bancomat, carte di credito, la mia carta d'identità, questa è slovena, quella italiana ce l'ho di là in camera perché è grande, ho quella cartacea, non la porto mai dietro perché è scomoda, quindi mi porto dietro la carta d'identità slovena e la foto in bianco e nero, sì, non chiedetemi perché, però è questa. Ho però sempre con me il codice fiscale e la tessera sanitaria italiana, che probabilmente dovrei anche buttare adesso che non vivo più in Italia, non lo so onestamente, dovrei informarmi se posso ancora utilizzarli o no. Penso di sì, perché avendo un appartamento che affitto in Italia e pagando sempre le tasse in Italia, avendo il commercialista in Italia, penso di poterli ancora utilizzare. Comunque, bellissima cosa, vi faccio vedere. Io non ho mai, mai, veramente mai cash, non ho mai contanti con me, assolutamente mai, anche perché qui pago tutto con il bancomat, tutto tutto tutto, quindi appunto ho sempre il portafogli vuoto, se volete derubarmi non puntate sul mio portafogli perché non c'è. E qui invece monetine ne ho tantissime, specialmente le monetine che io ho di più da quando mi sono trasferita qui in Olanda sono le monetine da 1 e 2 cent, ragazzi, volete che vi spieghi il perché? Perché qui non vengono accettate da nessuna parte. Ad esempio, se vai a fare la spesa e devi ricevere 2 centesimi di resto, qui non te li danno, cioè ti guardano. Infatti io la prima volta che sono, mi ricordo ancora le prime volte che sono venuta qui, aspettavo il resto, il tizio mi guardava come dire ma che cavolo vuoi, perché non te ne vai? E io ero lì tipo sì, ma i miei 200? Mi fa no, veramente qui non li diamo come resto. Io e quindi né uno né 200 in Olanda proprio non esistono, viene tutto arrotondato praticamente e quindi non posso usarli perché nessuno me li accetta, quindi rimangono qua nel mio portafoglio. Adesso quando torno finalmente in Italia vedo di usarli lì, do via, perché appunto qui non ci posso fare niente praticamente, non sono denaro qui, ok? Non lo so, non chiedetemi perché, è così. Una cosa che non vedo l'ora di tornare ad utilizzare è la mia card Flying Blue, è la card, sarebbero tipo i 1000 miglia di Alitalia, però questa è di KLM, Air France, no, c'è anche Alitalia nel gruppo KLM, Air France, e all'Italia e poi insomma non mi ricordo, però questa appunto non vedo l'ora di tornare ad usarla quando si potrà di nuovo viaggiare ovunque senza preoccupazioni. E vi faccio vedere bene il portafogli, eccolo qua, richiuso. Ta-dan! Poi che cosa abbiamo? Allora qui non so perché ma ho un altro fondotinta, questo però è in polvere ed è di Benefit, è il Hello Happy colorazione 2, eccolo qua, e sotto c'è il, no, non il pennellino, ma la spugnetta super 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 comoda. Poi, allora, ah sì, un'altra cosa che ho è perché l'altro giorno sono uscita in una terrazza praticamente e io non posso veramente, uno perché usando sempre il retinolo non posso espormi al sole senza protezione perché mi ustionerei la faccia, e numero due non voglio ritrovarmi con un sacco di rughe precoci causate dall'esposizione solare, quindi come tutti ben sapete ormai, quindi se esco e sto, so che starò sotto al sole mi porto sempre la protezione, questa è 30 perché era quella che ho trovato perché dovevo uscire in velocità, però come sapete io preferisco la 50, però se riapplichiamo la 30 più di frequente è la stessa identica cosa come se applicassimo la 50 applicandola un po' meno di frequente, gli SPF funzionano così, quindi appunto ho questa di Dior, è il Dior Bronze SPF 30. Adoro le creme solari di Dior perché non sono per niente pesanti, si possono indossare anche sotto il trucco, non fanno quel pastone antipatico che certe creme solari fanno specialmente se hanno SPF alto.
Altra cosa che vedo qui, altro prodotto, è questo è di Pixi, è uno stick illuminante. Non l'ho usato tantissimo, devo dire, eccolo qui. Però se ho delle zone secche oppure se voglio illuminare un po' il viso, che magari il fondotinta si è rovinato, eccetera, eccetera, utilizzo questo prodotto. Si può utilizzare sia sul trucco che semplicemente sulla pelle struccata di viso e corpo. È uno stick idratante praticamente, super 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 comodo. Poi vediamo altra cosina, c'è il mio correttore, questo è il Boing di Benefit, è un correttore in crema, eccolo qua. Se ho dei brufoletti eccetera, che quando sono fuori da un po' di tempo iniziano a vedersi, vado a rimediare con il mio correttore. Poi altra cosina che ho, questa vi interesserà sicuramente, sono i miei occhiali, che mi sbaglio sempre quale brand. E sono di Saint Laurent, eccolo qui, c'è scritto qui in piccolino, non so se riuscite a vederlo, però questi sono gli occhiali che sto utilizzando, sono sporchissimi, vi vedo a macchie praticamente. Questi sono gli occhiali che sto utilizzando moltissimo in realtà, da quando li ho comprati, comunque nell'ultimo periodo mi stanno piacendo tantissimo. Ricevo sempre un sacco di domande su questi occhiali e appunto sono di Saint Laurent, però li ho presi, ragazzi, 2 anni fa, se non sbaglio, 2 o 3 anni fa, però ho visto che li fanno comunque molto molto simili, quindi se non trovate questi uguali identici trovate sicuramente un paio molto simili. Siccome do sempre buoni consigli e non li seguo, non ho la custodia degli occhiali, ne ho 500 miliardi di custodie di occhiali anche bellissime e non le uso mai, ma perché mi prendono troppo spazio nella borsa e quindi cosa faccio? Lancio gli occhiali così e poi irrimediabilmente le lenti si rigano e si rovinano, infatti sono tutte rovinate, va bene, dettagli. Poi non seguite, ragazzi, il mio esempio. Poi, ah sì, qui all'interno, perché sono pigra, allora questa è una mini borsettina, pochettina, come volete chiamarlo, è un piccolo portafogli su catena, praticamente si può utilizzare come collana, cintura, eccetera, anche questo è di Chanel, nero, hardware, argentato, è piccolino, solo che la volta scorsa era uscita proprio 10 minuti e mi ero portata solo questo e avevo messo bancomat e patente. Vi faccio vedere anche la mia patente, eccola qua, la mia patente che non mi serve mai perché non guido mai la macchina. Comunque, questo mi serviva come documento in realtà. E poi qui ci sono anche, che cos'ho? 3 euro. 3 euro è un cent che ci è finito per sbaglio, perché ovviamente non posso utilizzarlo. E appunto ero uscita solo con questo, poi siccome non avevo voglia di prendere le cose fuori e metterle nel portafogli, ho lanciato nella borsa direttamente questo. Bene, stanno uscendo tutti i miei difetti in questo video. Poi, allora, assorbente, visto che ci vergogniamo tutti di farli vedere, mi ricordo nel 2009 quando avevo fatto vedere gli assorbenti che tenevo nella borsa, tutti mi hanno detto: oh mio Dio, hai fatto vedere gli assorbenti. Spero che adesso nel 2021 non ci sia lo stesso effetto e non ci scandalizziamo così tanto nel vederli. Assorbente. Poi, ho la matita labbra che sto indossando oggi di Charlotte Tilbury e la Pillow Talk. E so che è un colore famosissimo, ma io l'ho praticamente scoperto da poco, nonostante utilizzassi già i prodotti Charlotte Tilbury e avessi già utilizzato anche questa matita, però non ero stata attenta alla colorazione ed effettivamente Pillow Talk, che è uno dei loro best seller, è un colore meraviglioso. Io oggi ho applicato solo la matita, non ho neanche applicato il rossetto, perché mettendoci un burro cacao sotto veramente non secca le labbra ed è super confortevole, la amo veramente questa, quindi appunto ho questa. Di solito ho sempre il rossetto che indosso quel giorno, ovviamente all'interno della borsa. E poi ho, tra l'altro, sembra che io stia fuori giornate intere con quello che mi porto dietro nella borsa, ma non è così. Il fatto è che, essendo abituata ormai dopo tutti questi lockdown, quarantene, eccetera, a stare sempre a casa, quando esco, se non ho tutto quello che avrei anche a casa, mi sento tipo persa. Devo avere sempre tutto con me, potessi mi porterei dietro la casa, veramente. E poi, altro prodotto che ho, questo rossetto che avevo qualche giorno fa ed è rimasto nella borsa, è di Pat McGrath, ed è in colorazione 24 Venus in Furs, ed è un bellissimo, bellissimo rosa.
opaco. Anche il pack di questo rossetto è molto molto carino. E poi, ultima cosa, oltre al cellulare che vedremo adesso, ci sono le mie chiavi di casa. Vi faccio vedere i portachiavi. Ho questo angioletto con perlina fatto a mano, che già avevo fatto vedere su Instagram se non sbaglio quando mi è arrivato, e poi ho questo portachiavi che ho preso a Los Angeles in uno dei negozi super turistici ad Hollywood, ma non potevo non prenderlo perché ho trovato il mio nome e quindi appunto l'ho preso. Come sapete, ve l'avevo menzionato questa cosa da piccola, tipo io non trovavo mai il mio nome quando c'era qualcosa di personalizzato, tipo in cartoleria, le penne con i nomi eccetera, c'erano tutto nomi italiani e Nicole non lo trovavo mai, e quindi quando ho iniziato a viaggiare e a trovare il mio nome sui portachiavi e varie stupidaggini in giro per il mondo, ho iniziato a comprare tutto, e questa era una delle cose. Adesso il nome Nicole si trova in Italia, ma vi garantisco che quando ero piccola non trovavo nulla, nulla con questo nome. Al massimo trovavo Nicoletta, che non è il mio nome, ok? Quindi appunto ho un po' una fissa. Ecco perché, adesso mi sto rendendo conto, è una cosa psicologica, ecco perché ho la fissa sui pacchetti personalizzati. Quando mi arrivano pacchetti, prodotti con il mio nome impazzisco, ecco perché. È una specie di rivincita che nella mia infanzia non potevo e adesso ho tutto personalizzato. Comunque sì, questo è quanto. Io faccio praticamente sedute di autopsicoanalisi con voi in videocamera. E poi arriviamo al mio cellulare, perché non c'è assolutamente nient'altro nella borsa. Questo è il mio cellulare, questa è la cover che ho in questo momento. Vorrei tanto prendere quella con batteria, ma ancora Apple, se non sbaglio, fatemi sapere se è uscita, ma non penso l'abbiano ancora fatta per l'iPhone 12 Pro purtroppo, e quindi ho sempre difficoltà con la batteria perché non mi dura abbastanza. Questa è la mia catenella con il mio nome, ne ho diverse come ben sapete, ve le avevo fatte vedere su Instagram, sono state un regalo di Greta Creations su Instagram, e appunto questa con il mio nome, poi ne ho anche altre con Gatto Denver, Gatto Stellina. Questo è il mio iPhone in questo momento e vi faccio vedere, vabbè, questa è un'app che ho scaricato sotto consiglio vostro che mi servirà per un video, ma queste sono le app che utilizzo di più. Ho tolto la grafica che avevo personalizzata perché mi incasinava un pochino la vita, quindi ho rimesso questa grafica che è molto più semplice. Ci sono un sacco di app che già conoscete già, come vabbè questi sono i social, quindi non ha neanche senso che io mi soffermi troppo nel farveli vedere, li conoscete. C'è Instagram, c'è TikTok, sono Nicole Hussel Real su TikTok se ancora non mi seguite, Twitter, TikTok, YouTube, c'è l'app YouTube Studio che noi creator abbiamo per monitorare visualizzazioni, ricavi e tutti gli insight vari dei nostri canali, e sì, appunto queste le conoscete sicuramente, c'è Facebook, i messaggi eccetera, niente di speciale. Poi ho l'app di Uber perché a volte qui se devo fare tragitti lunghi e diluvia non mi va di prendere la bicicletta, naturalmente chiamo un Uber. Poi ci sono le due app, eccole qua, le due app delle mie banche. Una cosa invece interessante è questo ESP Trainer, praticamente è un'app che allena le nostre abilità psichiche, e questa è un'app che io ho scaricato dopo che ne ha parlato un professore di, se non sbaglio, di psicologia. È un'app che loro utilizzano per esperimenti che fanno, ed è stato provato che andando ad utilizzarla più e più volte, le nostre abilità psichiche vanno a migliorare. Lo so, è strano, ma è una cosa che ho sentito appunto da un professore universitario, non è una cosa che mi sto inventando io. E questa è un'app molto semplice, praticamente si va ad allenare il nostro sesto senso. Dietro ad uno solo di questi quattro quadrati colorati è nascosta un'immagine e dobbiamo indovinare di quale quadrato si tratta. Ci provo con voi in diretta, ma mi alleno con questa e ci gioco, però è difficile quando non riesco a concentrarmi. Vediamo. No, non l'ho beccato. Rivediamo, riproviamo. Eccola. Ed era effettivamente dietro al quadrato verde. E ogni volta che clicchi poi si riaggiorna e si nasconde l'immagine dietro
Eccola, dietro un altro quadrato. Comunque sì, molto interessante e appunto non è una stupidaggine come app. La utilizzano proprio per dei test, diciamo, clinici e si chiama ESP Trainer. Vi faccio vedere le app che invece utilizzo per modificare foto, per l'editing dei video, il cellulare, eccetera, eccetera. Ci sono FaceUp e Facetune, ve lo dico sempre, se vedete fotografie che sembrano troppo perfette sui social, fidatevi, e FaceUp e Facetune e Photoshop, non dovete mai veramente paragonarvi alle foto patinate che vedete né sui giornali ma nemmeno sui social. Il discorso è lo stesso, sono tutte tanto tanto ritoccate e anch'io le ritocco, non l'ho mai nascosta questa cosa, non c'è niente di sbagliato nel farlo, ma è giusto dirlo, così chi ci segue non pensa che noi siamo effettivamente così, perché appunto, come vi ho già detto, neanche le influencer assomigliano alle influencer talvolta, proprio per questo discorso qui. Ma non c'è niente di male, solo per non dare appunto falsi standard inarrivabili a chi mi segue. E poi ho iMovie, che in realtà non utilizzo mai perché lo trovo pessimo per l'editing dei video sul cellulare. Quello che utilizzo è questa, è Splice, che è a pagamento ma è super funzionale, super facile da utilizzare, la uso prettamente per i video che edito per TikTok. Poi ci sono app come Deliveroo e Uber Eats e altre app, quella di Jumbo che è del supermercato, Albert Heijn, altro supermercato olandese dove ordino praticamente la spesa. E la cena a volte con Deliveroo. Questo è il nostro, come si chiama in Italia? Just Eat, qui si chiama Thuisbezorgd, la mia pronuncia olandese, io ci provo. E poi se c'è un'altra app che vi consiglio è crypto.com. Eccola qua. E questo ve lo dico perché è da un po' che ho iniziato a investire in criptovalute, ragazzi, ed è una cosa che vorrei consigliare di fare a tutti voi, perché senza fare nulla, mettendo anche delle somme piccoline, si guadagna, ragazzi, ed è quello che io ho iniziato a fare da un po'. Ho guadagnato 1000 euro veramente senza fare nulla, cioè li ho messi lì, li ho lasciati lì 2 mesi e questo è il risultato. Io investo a lungo termine. Posso anche dirvi su quali criptovalute investo: Ethereum, Bitcoin e Polkadot. Non sono sicuramente un'esperta, ho studiato un po' di economia alle superiori, ma non sono sicuramente un'esperta né in criptovalute né eccetera eccetera né in nulla, però mi sono fatta consigliare da persone che ne sanno più di me, quindi ho investito un pochino e sto continuando ad investire e i risultati si vedono e come, quindi quello che, e non pensate che ci sia necessità di investire tantissimo, perché non è così. 100 euro oggi, 200 euro tra un mese, lasciandoli lì, l'idea che ho io non vi posso garantire, però questo è quello che si è visto negli ultimi anni. Investendo cifre che non mi pesa se mai dovessi perderle, appunto nel lungo termine si vanno a maturare, insomma, delle cifre non indifferenti. Ovviamente dipende da quanto investi, appunto io non me ne intendo tantissimo, ma voglio consigliarvi però di dare un'occhiata alle criptovalute. È il mio consiglio non da esperta, ma semplicemente da sorella maggiore o da amica, è di darci un'occhiatina e magari investire, perché per quanto posso pensare, per quanto ho potuto constatare nelle mie esperienze, parlando con persone che ne sanno molto, che fanno questo praticamente per lavoro, le criptovalute saranno in futuro un po' la valuta che tutti utilizzeremo. Quindi, prima che i prezzi salgano tantissimo, io ho voluto investire ed è un consiglio che do anche a voi, appunto, perché è lo stesso consiglio che darei ad un mio amico, ecco. Poi altra app che mi è super utile per lavoro è SignNow, perché posso firmare e compilare contratti eccetera direttamente dal mio cellulare con la mia firma. E questo è praticamente tutto per quanto riguarda il mio iPhone, appunto. Non ho tantissime app, non sto tantissimo sul cellulare a parte sui social. E questo è quanto anche per il nostro video, ragazzi. La mia borsetta è vuota.
puntata. Avete visto tutto quanto, spero vi sia piaciuto questo video un po' old style. Vi mando un bacio gigantesco, metto via la borsa un attimo, il cellulare, così riesco ad abbracciarvi. Siete pronti per l'abbraccio? Venite qua che vi abbraccio forte 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 forte, e io vi aspetto domani sempre puntuali alle 17:30. ciao.